sporca, perché non dobbiamo rompere le radici, né assolutamente quelle della gramigna, perché se le frantumiamo poi non riusciamo a tirare via tutti i pezzettini e diventa un'impresa riuscire a bonificare il terreno, né probabilmente speriamo quelle del sedum. Quindi cominciamo a infilare la vangaforca. Qui vedete che è un bellissimo attrezzino che solleva la zolla, solleva l'apparato radicale, ha questi denti molto forti, e qui vediamo questo intrigo di radici. Allora, ecco qua, questa è la potentilla, vedete? E questa invece è la gramigna. Guardate, questa è tremenda, perché ogni frammento di queste radici vuol dire che riparte, la pianta riparte e colonizza di nuovo. Ecco, quindi noi procediamo a questo punto facendo questo lavoro, eliminando quello che dobbiamo eliminare e tenendo invece i rametti di sedum, che sono questi, eccoli qua. Facci vedere bene. Questi. Eccoli. Perfetto. Quindi adesso procediamo. Abbiamo due tipologie di sedum, giusto? Sì. Questo. Uno. Così. E quell'altro. E due. Procediamo con la bonifica, allora. Assolutamente sì. Buon lavoro. Grazie.